Ma prima che facessero il governo sarebbe una buona notizia per tutti, e poi che iniziassero ad occuparsi di previdenza complementare, che da lungo tempo non è più all'ordine del giorno dell'attività normativa. Le norme hanno bisogno di un po' di manutenzione, e poi finalmente dovrebbe essere anche emesso il famoso decreto legislativo, il decreto ministeriale che deve sostituire il 703 del 96, quello che regola gli investimenti dei fondi pensione. Pare che ci sia una sorta di condanna, ogni volta che si fa il 703 cade un governo, siccome adesso pare che sia completato, che abbia maturato anche una maggior forza, quello di impedire che si faccia un nuovo governo. Non so se così sia, ma di fatto questi sono i due argomenti principali, un po' di manutenzione normativa e 703. Non è del tutto vero, nel senso, se così fosse dovremmo sostituire l'intero patrimonio investito, l'intera linea di nostri linee di investimento con altre su altri asset. I nuovi asset di cui si parla, infrastrutture, debito delle imprese, private equity, fondi immobiliari e così via, non è che siano a minor rischio, tanto hanno costi informativi e di gestione notevolmente superiori agli investimenti tradizionali. Quindi si tratta semmai di affacciarsi su questi nuovi strumenti, acquisire competenze, conoscenze e poi procedere anche alla rivisitazione dei nostri asset allocation.